secondo me, i motivi per cui non gli è stato assegnato il Nobel sono tre o quattro. Il primo è questo, un antiamericanismo diffuso. La leggenda folle della misoginia. È vero che ha avuto rapporti difficili, a volte drammatici, con alcune donne, soprattutto le due donne che ha sposato, in particolare la seconda, che addirittura ha scritto un libro dove ha raccontato quanto fosse drammatico il loro rapporto, ma lui viveva in quel momento in una situazione di grande depressione, ha perfino pensato al suicidio, lo ha raccontato lui stesso, quindi non svelo nulla, ma so anche per certo che al suo capezzale, 20 giorni fa, c'erano ben quattro donne che lui ha amato. L'attacco diretto, frontale, brutale, perfido delle volte al politicamente corretto, che invece è la quintessenza dell'Accademia svedese. Dopo la morte di Roth è stato ripubblicato una intervista molto lunga fatagli dal New York Times. E chiaramente l'intervistatore era un suo amico, che l'aveva intervistato molte volte, che lo conosceva benissimo, c'era empatia, come si dice ai tempi nostri. E in questa intervista Roth, che aveva già smesso di scrivere, eccetera, eccetera, ripercorre tutta la sua carriera, compresi i premi, compreso il Pulitzer, compreso qui e là. Non c'è una parola su Stoccolma, i bizzarri giurati di Stoccolma, no? Non una. Uno dice, beh, magari come parlare di corda in casa dell'impiccato o del non impiccato. E Philip Roth, ad un certo punto, a differenza di tantissimi altri che non valgono nulla rispetto a lui, decide di smettere di scrivere. Che cosa ne pensi tu di questo, Paolo? Ho ritrovato il ritaglio che avevo conservato nel 2012. Quando... Dylan Rock? Questo no, è la versione italiana uscita su Didi Repubblica, col titolo Philip Roth, non scrivo più. E mi ricordo lo stupore da lettore di Philip Roth di leggere questa intervista. La sensazione a volte che scrivere, fare arte, sia qualcosa che coincide con l'appagamento perpetuo. Probabilmente uno scrittore come Roth dimostra, anche in queste battute che vi ho letto, che invece scrivere sia essere perennemente insoddisfatti. C'è una cosa che mi ha colpito molto in un libro che si chiama I Fatti, in cui Roth dice: all'inizio ero entusiasta di questa cosa di mettermi a scrivere, di cominciare a vivere di parole, ma poi se tu accetti quel contratto col tuo talento, ma se è talento vero, sei anche ostaggio, sei anche vittima di quel contratto. Scrivere, dice Roth, è dannatamente difficile. Non c'è niente di romantico, di scintillante, è una vita sulla seggiola, anzi direi una vita col mal di schiena. E la cosa più buffa di questa intervista è più spietata, e dice: mi ero rotto le scatole di me stesso, anche rileggendomi non ne potevo più.